Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio. Oggi siamo su Top Heroes, sempre della Vara GTP, come lo scorso Plantera che ho recensito nello scorso video. È uscito precedentemente rispetto a Plantera, è più vecchio, l'ho ricevuto anche questo per farne una recensione. L'ho provato un po', come potete vedere è uno stadio già avanzato, sono a livello 104. E come potete vedere si tratta sempre di un clicker game. Devo dire che rispetto a Plantera innanzitutto non mi ha soddisfatto allo stesso modo, nel senso che a parte che Plantera aveva un pochettino di più del gestionale, mentre in questo alla fin fine è il solito clicker game in cui hai degli avventurieri, devi sconfiggere dei mostri, vai avanti e poi a un certo punto, in questo caso dopo il livello 100, ritornano gli stessi mostri uguali, solo che tu cresci, loro crescono e boom, e hai dei livelli maggiori. Si parte solamente con questo guerriero qua di livello più basso, adesso l'ho già potenziato, sia con quello che potete vedere qua a destra attraverso le gemme che attraverso i poteri normali, che sono questi qua, che vengono acquistati tramite i soldi. I soldi si guadagnano sconfiggendo i mostri, come potete vedere ogni mostro sconfitto dà un tot di monete d'oro che ovviamente col passare dei livelli diventano maggiori. E andiamo avanti qua, vediamo se riescono a sconfiggerlo. Dubito, ci secca. E sto dicendo, le monete d'oro che vengono date dai mostri quando vengono sconfitti e le gemme che vengono date o per gli achievement, ci moriamo. Sbloccando gli achievement, come vedete su reward indica le gemme che ci vengono date come ricompensa, oppure casualmente ogni tanto incontreremo delle ceste. No, andate indietro qua. Incontreremo delle ceste in cui troveremo una gemma. Le gemme vengono... Allora, iniziamo dalle monete, con ordine. Le monete vengono utilizzate per aumentare i poteri. Inizialmente, avendo solo il guerriero, abbiamo questi quattro, che sono l'attacco, quindi danni che infligge, speed, cioè la velocità alla quale attacca, in questo momento attacca ogni 1,75 secondi, la vita del nostro guerriero e il colpo critico, la percentuale di probabilità di fare un colpo critico. E le altre cose che possiamo sbloccare sono quelle nostre, attacco, cura e critico del click del mouse. Come potete vedere c'è questa iconcina qua del dito e appunto questo implica quanto danno facciamo, che in realtà è abbastanza basso rispetto a quello del nostro guerriero, quanto possiamo curare il nostro guerriero, perché se potete vedere a parte il mago che adesso lo sta curando in automatico possiamo curarlo, vedete se clicco sopra appaiono tutti questi numerini verdi che sono la cura appunto che facciamo al nostro guerriero, e questo qua è la percentuale in cui facciamo un colpo critico. Dopo un po' potremo sbloccare gli altri due personaggi che vedete qua, il mago, che qui ho il livello base di gemme, e il rogue. Il mago è importantissimo perché il mago curerà il nostro guerriero con questo potere qua, ha questa velocità qua e questa è la percentuale che curi il doppio. Ogni tanto vedrete un double qua, esatto come adesso, 520 double, con cui curerà il doppio il nostro guerriero. Il rogue invece dà in pratica dei debuff sul nemico, ha una percentuale di stun, ha una velocità anche lui con cui lancia le frecce, ha una possibilità di fare dei danni da veleno, come potete vedere quella goccia avvelenata là sul nemico vuol dire che è stata avvelenata dal nostro rogue, e potenzi è la frequenza a cui viene inflitto il danno da veleno al nemico a cui è stato applicato. Anche il rogue ce l'ho a livello base, però non ho ancora potenziato con le gemme, anche perché il rogue rispetto agli altri è molto meno forte. Chi fa il lavoro grande è il mago, è il guerriero. Il mago permette che il guerriero sopravviva senza che bisogni curarlo costantemente, e il rogue aiuta un po', ecco, diciamo. Infatti, come potete vedere, l'ho lasciato un po' indietro. Nell'extra shop, al costo di gemme, che tra l'altro non sono da confondere con dei pay to win perché non si possono acquistare con moneta vera, sono solo delle monete più rare del gioco, possiamo acquistare e potenziare un pet, che è questo qua, che io ho già a livello 2, al costo di 5 gemme potremmo portarlo a livello 3,
che anche lui attacca e quindi aiuta il nostro guerriero nello sconfiggere i nemici. Come potete vedere, anche lui attacca a una velocità più alta ma con danni più bassi. Il banchiere invece ci moltiplica il numero di soldi che vengono droppati. Al livello 3 lo moltiplica per 3, al livello 4 lo moltiplica per 4 e via dicendo. No, al livello 1 moltiplica per 2, al livello 2 lo moltiplica per 3, al livello 3 moltiplica per 4. Scusate. La taverna fa riposare i nostri eroi da una zona all'altra. Come potete vedere qua siamo al livello 104. Quando andiamo avanti come prima è una zona in più. Quella li cura da una parte all'altra. Non l'ho ancora mai attivata perché il mago finora mi fa completamente lui la cura. Oppure, come nell'altro livello quando c'è il boss, non riesco a superarlo e quindi muoiono e tornano indietro. La pozione invece è in pratica un consumabile che permette di recuperare vita. Quindi si può utilizzare tipo negli scontri con il boss per poter recuperare vita al guerriero mentre lui sta combattendo. I guerrieri, dicevo, cioè i nostri combattenti, hanno dei potenziamenti che possono essere sbloccati con le gemme e sono due in totale. Il primo appunto che aumenta del 25% e il secondo aumenta di un ulteriore 25%, per un totale di 5 gemme per il primo e 5 gemme per il secondo. Al guerriero li ho già applicati entrambi e quindi, come potete vedere, lui ha già la skin del livello 3, che è il livello massimo. A un certo punto vengono sbloccati qui anche dei potenziamenti che sono dei consumabili, diciamo, sono degli effetti che possono essere utilizzati al costo di gemme. Hanno degli effetti diversi, tipo Hand of God, ogni tap del mouse dà il doppio dei danni, i nemici danno il doppio dei soldi, hanno un cooldown e hanno una durata. E possono essere appunto sbloccati per delle gemme. Io finora non li ho ancora sbloccati perché ho preferito tenermi le gemme per potenziare i miei guerrieri. Abbiamo un sacco di achievement, come visto prima, quelli diciamo che vanno sul sconfiggere tot nemici, 100, 1000, poi va su 10.000 eccetera eccetera. Quanti ne ho sconfitti finora? 2182. Collezionare oro. Poi abbiamo quante volte livelliamo, per ora ho livellato 500 volte, anzi di più, 816, quindi siamo quasi all'achievement successivo. Quante volte abbiamo cliccato? 10.000 volte ho cliccato, che è già tantissimo, credo che non andrò molto più avanti, 21.000 ci va una vita per fare tutto questo. Cioè tipo in 2 ore di gioco sono arrivato a tutta questa roba qua. Trovare 25 chest, che sono quelle appunto di cui parlavo prima, in cui si trovano o monete oppure gemme. Questo castare dei poteri, che però non ho ancora sbloccato, quindi non ho ancora utilizzato. Collezionare gemme, per ora 25. A raggiungere delle aree, qui sono arrivato all'area 100, poi c'è 200, poi c'è 300, ma noi siamo ancora a 104 per ora. E qui sono i boss. Ho fatto la prima run, arrivando al livello 100 si sconfiggono tutti i 10 boss, che poi si rincontreranno. Infatti ho deciso di fare il video una volta incontrato tutti i boss, per avere un'idea del gioco nella totalità. E quindi vi faccio vedere già una fase ampliata. Nelle statistiche inoltre possiamo vedere quanti tap abbiamo fatto, che vengono aggiornati appunto in tempo reale. I nemici sconfitti, i boss sconfitti, i dragoni sconfitti. Il dragone è uno solo ed è quello al livello 100, si incontra ogni 100 livelli. L'oro guadagnato, che appunto è un pacco, è quello che serve per comprare i livelli. Le gemme guadagnate, i tesori scoperti, che sono le ceste. L'area a cui siamo arrivati, che è il 105, cui siamo stati sconfitti. I level up fatti, i poteri usati, i danni critici, il danno fatto, le cure ricevute e il danno ricevuto. Questo è abbastanza spiegato. Poi una volta raggiunto il livello 100 ci si sblocca questa auto forward, che in pratica si è abilitato i nostri guerrieri mentre noi non ci siamo, continueranno ad andare avanti nei livelli. Quando non c'è questo attivato, continuano sullo stesso livello, tipo in questo caso, continuano a sconfiggere nemici fin tanto che non riapriamo il gioco e ci guadagnano soldi, come succedeva più o meno in Plantera con gli mini blu. Anche se è il tempo indeterminato, nel senso che non è che si disattivano dopo un tot di tempo. Se io dovessi tenerlo chiuso per 2 anni, tra 2 anni ho fatto 3 miliardi di soldi. L'auto forward in pratica li fa andare avanti, poi si ferma quando c'è un livello in cui non riescono più a proseguire, tipo il boss nel livello successivo. Spiegato tutto questo,
visto che sono passati 10 minuti, vorrei giocare un pochettino con voi a questo intanto, visto che hanno fatto tutto loro. Allora, visto che il nemico successivo non riusciamo a sconfiggere, ma ho guadagnato un po' di soldi restando a FK, direi che possiamo potenziare un po' il guerriero e vedere se riusciamo a sconfiggere il boss successivo. Allora, vorrei far salire tutto di 5. Vediamo, ci avanza ancora parecchio denaro. Allora, vediamo se riesco a portarlo verso l'80, ma forse anche di più di 80, eh. Allora, 80, potenziamo un po' il mago almeno da arrivare a 70. E il rogue, sì, portiamolo a 60. Ah, non ci arrivo, vabbè. Comunque, proviamoci ora. Sto cliccando anch'io contro il mostro, ma se il mago cura abbastanza rapidamente non dovremmo avere troppi problemi. Il problema è appunto quello della cura del mago, quindi forse mi conviene di più stare sul guerriero e curarlo fin tanto che loro non si occupano di sconfiggere il mostro. Poi forse sarebbe interessante farvi vedere il drago, visto che non siamo tanto lontani e possiamo sempre tornare indietro, come potete vedere da questa faccetta qua. E quindi farvi vedere il drago, perché a livello 200 di sicuro non ci arriveremo adesso, perché ci va parecchio farming per poter arrivare a una fase così, cioè per andare avanti di così tanti livelli. Dicevo, io ci avrò messo di credo un paio d'ore per arrivare la prima volta a livello 100, e quindi no, ce la si fa, ce la si fa. Oh, ci ha droppato anche una gemma. Allora, torniamo un attimo indietro a livello 100, vediamo se... È difficile questo drago, eh. Ci ho messo 40 anni, ma è molto più difficile dell'altro, del boss del livello 105. Infatti ci ho messo parecchio per sconfiggerlo, e per ora l'unica cosa che ho trovato efficace è quella di continuare a curare l'eroe fin tanto che non viene sconfitto. Ci vanno 40 anni, come potete vedere. E quindi, anzi, magari quasi quasi droppo il coso, perché non lo finisco, perché ci va un sacco di tempo, come potete vedere. Cioè, guardate che con che lentezza viene sconfitto. La barra sotto, come potete immaginare, è quella della vita del drago, e quella sopra è la barra della nostra vita. Sto continuando a refillare per permetterci di sopravvivere, ma come potete vedere ci mettono tantissimo tempo davvero per togliere, per seccarlo, quindi credo che andrò avanti. E infatti, ok, e andiamo nell'area successiva, che ci si sblocca dal livello 106, ma in pratica in generale le aree cambiano ogni 10 livelli. Le uniche eccezioni sono la prima, che dura solo 5 livelli, e l'ultima, che parte dal livello 90 e arriva fino al livello 100. Una cosa che ho notato che è completamente buggata è il fatto che chiami Vulcano dopo il livello 100 in poi. Secondo me è un bug, perché all'inizio, vedete, qua è Vulcano, no? Siamo al livello 86. Ma prima indica altre cose. Ecco, Ruins, livello 80, questo è il boss delle rovine, del livello 80. Mentre invece dopo il livello 100 continua a mantenere Vulcano, anche se cambia l'area. Se noi la apriamo, vedete, Vulcano, poi dopo passa a The Woods e poi va a The Desert, ma qua sopra rimane scritto Vulcano, e credo sia un bug che non sia mai stato risolto. E questo indica anche, secondo me, quanto gli sviluppatori l'abbiano tenuto d'occhio, diciamo, il gioco dopo averlo rilasciato. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di sottolineare è questo pulsante qua, che in pratica per aumentare le abilità qua possiamo utilizzare anche delle gemme volendo. Questo credo che sia una questione avanzata quando ormai dell'extra shop non ce ne facciamo più niente. I livelli qua li abbiamo fatti, i poteri li abbiamo sbloccati tutti, e quindi le gemme non servono più molto, possono essere utilizzate per salire di livello, probabilmente con una velocità più alta rispetto che le monete normali. Però per ora non l'ho mai utilizzato, anche perché le gemme sono molto rare. Anzi, adesso che siamo arrivati a 5 sconfiggendo quel boss, upgrado il mago. Come potete vedere ha cambiato anche la skin, e il prossimo livello, che è quello più elevato di tutti, diciamo, il massimo livello 3, almeno se si comporta come il guerriero, aumenta ancora una volta di 25% il potere, oltre a quello che è indicato qua. Area completa, quindi andiamo avanti. Anzi, attiviamo questo, così andranno avanti automaticamente. Sì, è necessario sconfiggere 10 nemici per ogni livello per andare avanti.
E quindi adesso, una volta sconfitti 10, andranno poi avanti al livello 108, fino a che non incontreranno qualcuno che li farà penare e quindi resteranno bloccati. Allora, in questo caso vado a spendere un po' di roba per far salire il livello al nostro Rogue, visto che appunto l'abbiamo lasciato un po' indietro come livelli. Non abbiamo più gemme, quindi adesso picchieremo con violenza questi con il nostro triplo click del mouse per cercare di raggiungere il livello 108 e vedere qualcosina di nuovo. Vediamo se riusciamo a raccimolare anche un pochettino di soldini. Sì, ne abbiamo raccolto un po' per far salire a 56 la potency, quindi direi che lo facciamo. Adesso prossimo andiamo su speed, che la velocità è un fattore molto critico, perché alla fin fine puoi anche fare tanti danni, ma se non sei veloce a farli ti seccano tra un attacco e l'altro. Quindi ecco, come potete vedere, sono andati avanti in automatico al livello 108. Questa qua purtroppo è un'abilità che viene sbloccata solo dopo il livello 100, quindi dopo aver finito la cosiddetta prima run, che poi non si può parlare di una prima run perché continua all'infinito, però è in pratica una possibilità che c'è solo in seguito. Abbiamo trovato una cesta, come potete vedere, che abbiamo aperto in Women, che non si dica, e abbiamo sbloccato anche l'achievement che riguardava le 50 ceste, se non sbaglio. Andiamo a vedere. 75 ceste. Ora quindi possiamo potenziare ancora la velocità del nostro arciere. Adesso andrà a stoccare frecce una volta ogni 1,72 secondi. Ah, abbiamo trovato una cesta con delle gemme, ottima cosa. Ce ne avanzano solo più 3 per raggiungere un... un nuovo livello al nostro mago. Dopo questo, come potrete vedere, livello 109. Da quello che ho notato, in realtà non ho trovato nessuna conferma, anche girando su internet, le chest e le gemme, le chest delle gemme vengono trovate solo quando si affrontano delle aree nuove. Cioè, una volta che i 10 nemici sono stati sconfitti, non si trovano più delle chest. Da quello che ho notato. Poi, per carità, potrebbe essere un errore, ma io finora solo per nei primi 10 ho trovato delle chest, mentre più avanti no. Quindi non è che dite, ah, li lascerò a farmare e mi trovano un sacco di ceste con le gemme. No. No. Potrebbero se questo è attivato, ma non ne sono sicuro perché non mi è ancora mai successo. Anche perché, come potete vedere, non sono andato molto oltre al livello 100, perché volevo fare questa recensione per poi dedicarmi sinceramente a qualche cosa di altro che mi... facessi passare il tempo in modo più divertente, tipo anche solo Plantera. È sempre un clicker, ma mi dà più feeling, mi dà più un feedback migliore, nel senso che qui alla fin fine dopo continui a rivederti sempre le stesse cose. Ok, in Plantera raccogli sempre le stesse cose, ma è da, ah, vado a raccogliere questo, ah, guarda, arriva il cane, cioè non lo so, ci sono più imprevedibilità, più cose che cambiano. Qui dopo un tot è, ah, aspetto un po' che farmino, e poi un altro boss. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù questo. Sì, dovremmo farcela senza problemi se continuo a curare. Ci vorrà un attimino e spero che non me ne dispiace. E comunque stavo dicendo che non sono andato molto più avanti, quindi non ho mai provato a lasciarli farmare con quello attivato, perché l'unica volta che l'ho fatto ero al livello 103 e si sono fermati al 104, perché al 105 c'era il boss di prima e quindi sono rimasti sconfitti, e quindi non è che sono andato molto più avanti. Però boh, il gioco lo trovate su Steam, come anche per Plantera. Il prezzo è abbastanza basso, se non sbaglio si tratta di 3 o 4 euro, ma detto sinceramente tra noi, io l'ho ricevuto a gratis per recensirlo e non sono stato troppo, cioè, insoddisfatto, diciamo, di averlo provato. Però fosse da comprare, credo che non l'avrei mai comprato, nel senso che non è il mio genere. Nonostante ogni tanto ci passi il tempo sui clicker game, non mi piace. Non mi piace come è strutturato, nel senso che dopo un po' stufa. Ok, anche Plantera dopo un po' stufa, ma gli achievement sono più accattivanti, le dinamiche sono più accattivanti, no? Probabilmente hanno anche potenziato un po' rispetto a quello che non andava. Questo era precedente rispetto a Plantera, e in un prossimo video recensirò ancora un video che è stato ancora prima di Tap Heroes, si chiama Loot Hero DX,
Vedete, anche in questo caso la chest comunque è arrivata prima che sconfiggessimo il decimo. E quindi secondo me era un po' meno maturo, ecco. Però, boh, sono stato soddisfatto, ma non lo consiglierei in generale. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento, e noi ci vediamo nel prossimo video, che non so quando sarà, spero il prima possibile, probabilmente sarà un'altra di queste recensioni un po' veloci e poco impegnative. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata!